Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il programma pluriennale 2016-2018 per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie per l'impiantistica. Prevede progetti di cultura sportiva, inclusione sociale e a favore di soggetti con disabilità. Sarà selezionato con un bando nazionale il nuovo direttore generale della sanità piemontese. Lo ha annunciato l'assessore Antonio Saitta durante le comunicazioni in aula richieste dai gruppi di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle sulle dimissioni dell'attuale direttore. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha apposto nell'aula di Palazzo Lascaris la medaglia d'oro al merito civile al gonfalone della Regione Piemonte per gli esempi di solidarietà umana dimostrati dalla popolazione piemontese all'epoca della guerra di liberazione. L'attività fisica come strumento per migliorare la qualità della vita e come parte integrante delle terapie. Se ne è parlato a Torino nel convegno Pro Muoviamoci, le nuove responsabilità delle scienze motorie, su iniziativa degli Stati Generali dello Sport del Consiglio regionale. Si è tenuto a Palazzo Lascaris un seminario promosso dalla Camera di Commercio Italia-Vietnam. Prima dei lavori, il Presidente del Consiglio ha ricevuto l'ambasciatore in Italia della Repubblica Socialista del Vietnam, Chao Chin Tien. Ha preso il via la 36esima edizione del progetto di storia contemporanea bandito dal Comitato Resistenza e Costituzione in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. Studenti e insegnanti possono iscriversi entro il 16 novembre. Informazioni sul sito internet del Consiglio regionale. In occasione del Fertility Day, Palazzo Lascaris ha ospitato il convegno Fertilità, un bene prezioso da preservare, promosso da ANDOS, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. In particolare sono stati presentati i progetti FertiSave e Preserviamo.